Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale e bentornati a un nuovo episodio di Stellaris. Prima di iniziare con la nostra campagna, ragazzi, vorrei chiedervi un piccolo aiuto. Io dovrei iniziare una campagna su Warhammer 2 Total War, solo che non ho la più pallida idea di cosa andare a giocare, quindi sto facendo fare delle votazioni ai miei follower su cosa vi piacerebbe vedere. Cioè, io ogni volta che entro in nuova partita non so mai chi giocare. Vi faccio vedere la classifica di attualmente come siamo messi. Per chi conoscesse Warhammer, ragazzi, per favore commentate, ditemi anche voi cosa ne pensate di questa classifica, e magari se avete qualche lord o qualche fazione che volete vedere. Per chi non conoscesse Warhammer, ragazzi, vi lascio il link in descrizione del mio tutorial. Magari buttateci un occhio se non avete idea di cosa stiamo parlando. È un gioco sicuramente molto molto bello e interessante. Detto questo, ragazzi, iniziamo con la nostra campagna. Allora, noi eravamo rimasti nel dover costruire delle difese su questo fronte per il nostro avversario, che, ecco, mi pare che poi abbiamo anche firmato qualcosa. Sì, andiamo un pochino meglio. Sto facendo un pochino di confusione perché ho 3-4 partite di Stellaris in atto, quindi devo un attimino riprendere. Ma mi pare che qui stavamo abbastanza setappati bene e dovevamo sistemare le difese. Dovevamo fare anche le navi, ok? Io non spenderò moltissime parole su quello che andrò a buildare, ok? Queste sono ancora da sistemare. Ho fatto un tutorial su come si buildano le navi, quindi dateci un occhio, ragazzi, là darò tutte le informazioni su come e perché si fanno determinate scelte in questo gioco per quanto riguarda le navi. Lascio sempre il link in descrizione, così almeno non ve lo perdete. Ora, visto e considerato che il nostro tecnicamente avversario, che ha dei claim su di noi, ci potrebbe volere abbastanza bene, io non mi fido e comunque tiro su un pochino di navi. Nel mentre faccio scorrere un pochino il tempo a velocità 2. Qua stavamo abbastanza bene. Ah, dobbiamo scegliere una tradizione. Ci prendiamo. Ci prendiamo un cleric in più. Forse un cleric in più. Forse il cleric in più ci va bene. Dobbiamo però aumentare un pochino. Vabbè, adesso troveremo le tecnologie. Torniamo sulle nostre navi. Ship design. Allora, tre autocannon, ragazzi, è sempre la scelta migliore. Le motivazioni, ovviamente, le abbiamo dette nel video. Comunque, sono una delle armi più forti che c'è per quanto riguarda uno slot singolo. Uno slot small, scusate. E qua mettiamo un pochino di evasioni. Scudi e armatura dovremmo star a posto. Quindi, questa ce la chiamiamo Parma. No, Corvetta 3. Cannon. Ok. E questa l'abbiamo sistemata. Può ripartire il tempo, grazie. We'll make a copy for you. Greeting, when the Empire e Pop. Ma sì, dai, va, diamoglielo, magari se lo ricorderanno. Beh. Ok. Destroyer. Siamo in una fase di mid game. Questo setup potrebbe essere più interessante. Allora, nuova tecnologia. Ci prendiamo capacità amministrativa, siamo a posto. Forse lui. O le star. No, forse ci prendiamo lui. Allora, mi tengo un secondo la pausa che mi vado a sistemare un attimo le navi. Sì, perché poi ho la cruiser, quindi il destroyer me lo faccio medio. E ci mettiamo. Vediamo un pochino loro se abbiamo delle info. Magari su. Ma non credo, perché non abbiamo ancora i sensori. Quindi no. Non abbiamo informazioni. Va bene, per ora ci mettiamo. Dov'era F9? Ci mettiamo la Colgan per il semplice fatto che mi piace di più e poi va a massimizzare con gli scudi. Io questa cosa così divisa non la posso vedere, mi dà proprio l'urto. Ok, qua ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ruoli combattivi ci mettiamo. Tracciamento, fire rate o chance to hit. No, chance to hit. Ok, quindi lo chiamiamo Destroyer medio.
Questa la togliamo. E questa per ora la togliamo. Le cruiser. Allora, no, questa assolutamente no. Mettiamo. Ce l'abbiamo i cannoni? Non ce l'abbiamo. Ok, queste sì. Quindi ci mettiamo loro. Questa è un'altra formazione che avevo consigliato nel video, ragazzi. Vedete, ci manca il large e noi mettiamo comunque armi esplosive. E poi mettiamo autocannon. Ok. Questa è una delle migliori, ragazzi, navi che potremo costruire al momento, considerando come stiamo messi con le tecnologie delle nostre armi. Chance to hit, weapon range, fire rate. Ma per ora no, ci conviene sempre chance to hit, e questo lo chiamiamo cruiser explosive. Ok. Dove stai, cruiser? Ok, questa via. E poi ci facciamo l'altra. Che era così. Ci mettiamo un medio? Sì, mettiamoci un medio. Qua purtroppo large non possiamo mettere nulla. Non posso mettere niente. No, questa me la lascio così, ragazzi. Tanto non la posso usare adesso. Fleet. Allora. Ah, questa è la fregata loro, è vero. Ok, tu vai qua. Ci mettiamo almeno. Abbiamo 60-20. Ok, quindi 5 di questi. Questa la possiamo anche buttare. Me la tengo. Boh. Vabbè, per ora penso che così dovremmo andare. Ok, questa potrebbe essere la nostra flotta. Non mi piace questa nave qua. Manco mi ricordo che c'ha, quindi andiamo a vedere, magari è eccessivamente forte. Vediamo un pochino. Starbase, Military Fleet. Ok, vediamo un po'. Pazzeschivo. No, questa la butto. Ma che ce la faccio? Ok, non ce la faccio niente con quella nave. Ok, quanto ci costa? Scusate, F10. 8234. Beh, diciamo che ci siamo vicini. Per adesso possiamo pure aspettare, tanto comunque il tempo c'è. Vai, ripartiamo con la nostra run. Io devo riabbassare un pochino la musica. Si ricerca. Governing Head Shift, va bene. Ah, ok. Ok, qua abbiamo sistemato. Tu mi stavi costruendo. Ok, sì, mi costruisci qua. Bene, questo ce lo prendiamo subito. Sì, questo ce lo prendiamo subito. Ci danno un sacco di cose. Qua dobbiamo costruire veramente un sacco. Ancora? League of Ossafanga? Ragazzi, qua. Qua è un problema. Io ho paura che questo mi vada ad attaccare. Ci abbiamo delle info. Sì, ci abbiamo delle info. Mamma mia, scudi livello 3, armatura livello 2. Mamma mia, qua ci fanno a pezzi. Dobbiamo iniziare a tirare sulla flotta, eh. Ci prendiamo corvette, cruiser, no? Forse una Star Fortress ci potrebbe servire. No, questa no. System survey complete. Spaceport under attack. Da chi? Che sono pirati questi? Sì. Logicamente non ce la faccio. No, ragazzi, devo iniziare a tirare sulla flotta. Allora, fleet management. Tiriamo giù qualche valore. Quindi tiriamo giù due di questi, quattro di questi. Ci siamo? Sì. Ok, vai. Iniziamo a tirare sulla flotta. Terraforming gas non mi interessa più. Ok. Andiamo qua. Ok. Sì, devo tirare sulla flotta. Tu ti prendi subito l'alloy che mi serve assolutamente. Ok. Laser livello 4. Sì, livello che è UV laser. Dio, che era 2, 3, ma come ricordo? Mi pare 2 o 3.
Ok, questa cosa non ci voleva qua. Non dovrebbe nemmeno reggere. Infatti no, non regge. System survey complete. Allora, chi è morto? Un ricercatore. Chi ci abbiamo? No, ci abbiamo uno psionico. Certo che qua non vediamo che ci abbiamo, magari ci abbiamo un buon tratto. No, non schifo. Ci prendiamo lui al momento, che non è male. Quindi abbiamo una nave scientifica senza niente. Ok, quindi reclutiamone uno, leader experience, forse te. Ok, torna a fare quello che stavi facendo. Ok, le nostre navi nel mentre arrivano. Forse ci conviene anche tirar su le piattaforme difensive. Tre small. Ok, questa va bene, ce la teniamo così. Fazioni via. Starbase, Military Fleet, me la devo tirare su. Quindi andiamo qua. Military Fleet. Ok. Special project complete. System survey complete. Research complete. Ok. Speediamo un pochino meno. Capacità navale o ricerca? Ricerca. Vabbè, non ci stanno per ora facendo troppi danni. Ah, dove stai già costruendo? Infatti dicevo, ma perché non fa niente? Buh. Ok, la risoluzione è passata. Non so se stabilire, ma mi pare già era passata la decisione di stabilire il market, vero? Sì, era già passata. Ok, poco male. Qua non ci abbiamo più casette. Vai. Qua. Siamo a posto. Qui ci manca una casetta. Vai. Qui la stiamo facendo, sì, non ti preoccupare. Qua una casetta, vai. Qua casetta. Qua, ok. Ship upgrade, ok. E qua ricerca e casetta. Ok, ci siamo, quindi possiamo andare già qui. E teoricamente la nostra flotta adesso dovrebbe essere forse un pochino migliore della loro. Superiore. Mazza, no. Equivalenti, equivalenti. Ragazzi, qua. Order raise the shrine. Begin. No, io non soffro l'eresia di nessuno. System survey complete. Questa la possiamo forse anche spostare qua giù ormai. Mazza, ma che giro devo fare? Oh. Ah, perché là c'è il nemico, giusto? Andiamo a riprenderci ciò che è System nostro. survey complete. Ok, qua stiamo costruendo tutto. Construction complete. No, questo non mi interessa. Ok, Research complete. tanto là. Ah, questa non è male. Experimental Subspace Navigation. Anche il plasma mi piace molto. Sono tutte belle qua. Forse questa perché è rara e quindi mi conviene. Ok, qua ci siamo. Mi serve uno scienziato che mi vada a ricercare questa roba. Iniziamo forse a fare un po' di piazza pulita su. Non lo so, forse me la mando qua. Non so se mi attaccherà questo, però. Forse è System meglio. survey Qui, complete. ce l'abbiamo uno spaceport? No. No, non ce l'abbiamo. Qua non me la voglio costruire. Vorrei costruirmi una stazione vicino a questo confine. A sto punto lo faccio qua. Ship. No, prima upgradiamo. Questo ok. Via tutti e due. Energy. Questa poi la facciamo, ragazzi. Perché sicuramente ci potrebbe servire. Cristalli rari. Io lo faccio. Mi sono fatto la ricerca. Chi è che mi insulta? Che vuole questo?
Ma che cavolo vuoi te? Cioè tu da qua giù mi vieni a insultare, ma perché? Vabbè, mi potenzio anche questa per il semplice fatto che c'è un gateway. E da questo gateway mi potranno arrivare più là delle popolazioni che sono tecnologicamente più avanzate di me. E allora nel dubbio io me lo vado a potenziare, così sono pronto con una buona difesa. Allora iniziamo a pensare a questo 3 e questo 6. Forse rifaccio il reset del Lionland e due robot che sono due farmer. Sì, uno. Poi mi levo un tecnico, un miners. Miners, vai. Ok, così qua posso fare la clinica genetica. Tanto qua non mi interessa delle problematiche. Poi posso togliere sicuramente questo, replace con lui. Ok. Qua stanno uscendo tutte le varie cose. Crystal Infused the Plane Regenerate. Ah, carina, queste cose sono molto interessanti. Sono veramente molto molto interessanti. Vediamo dei pro... Ah, delle lezioni ci avevamo. Cavolo, porca miseria, l'ho saltati. Mannaggia, l'ho saltato. Va bene. Ok, non mi piace. Questa cosa, ragazzi, è stato un grande errore. Ci ho avuto troppe notifiche e vabbè, l'ho saltato, mannaggia. Mannaggia, mannaggia. Vabbè, poco male, dai. Ci adatteremo, chi è sto scemo? Vabbè, almeno livello 4. Tutto sommato. Senato in sessione. Sì, la ricerca assolutamente sì. System survey complete. Questo non mi piace. Defensive Army Morale a mia PKP più 5. Sì, questo perché ho messo no qua? Diplomatic Wait for Fleet Power. Non lo so. No, supporto. Però ecco, Army Upkeep più 5%. Diplomatic. No, no, opponiamoci a questa. Ok. Mettiamo 3. Allora, quindi qua la clinica sta uscendo. Popolazione come andiamo? Vabbè, siamo ancora colonia qua. Qui siamo ancora colonia. Ci servono 10 di pop. Research complete. Research complete. Resource from jobs, sì. Questo è quello che abbiamo sbloccato. No, mi prendo le risorse. 64 mesi, ma 5% in più non è male. Ok. Burocrazia siamo a posto. Possiamo ancora aspettare. Mi servirebbero le civili di livello 2. Ce ne ho troppe. Questa poi dovrebbe diventare un altro pianeta. E questa pianeta di generatori va bene. Forse me lo lascio anche, perché comunque il 20% non mi dispiace. Generator, mining. È un po' così. Ok, tu costruisci qua. Poi qua e... Ops. E qua. Anomaly found. Sì, fallo. Mi interessa che ci vuole tutto questo tempo. La nostra flotta sta qua. Ripara. Ok, 3K e 3 di flotta. Più questi K, un K e mezzo. Dovremo reggere, insomma. Dovremmo reggere. Loro c'hanno due gateway qua, ok? E c'hanno la capitale qua. Sono sempre superiori. Non so se una guerra la vinciamo. La reggiamo sicuro. A reggere la dovremo reggere senza troppi problemi. Chi è morto? Uno scienziato. Vai, facciamoli fare un po' di esperienza. Anomali. Sì. Ok, tu continua a fare quello che stavi facendo. Ah no, giusto, studia, research anomalies, ok. Ci dovremmo stare, ragazzi. Con questa influenza... In realtà, quando inizieremo la guerra, ragazzi, potremo tirar su sta roba.
E prendiamo un po' di danno in più anche, che non è male, eh. Qua ci mettiamo. Ok, intanto tu. No. No, facciamo questo. No, al momento di quello che succede, si succede là. Clicca tu open the alien box. Studiamola. Questo mi pare la box e mi interessava perché mi dava un tratto molto molto interessante. Me lo vado a ricercare. Ok, quindi qua stiamo facendo. Ma come risorse silos? Ma chi se ne frega? Questo mi serve. Research Ok. complete. Qua ci mettiamo una battery gun. System survey Ok, sì. complete. Salt System Fortress, survey ok. complete. Mega Forge livello 1, livello 2 sarebbero, ok. Missili, destroyer. C'è un sacco di roba. No, per ora prendo loro. Me li alzo e poi cambio. Allora, ragazzi, per questo episodio è tutto. Abbiamo sistemato le nostre navi, ok, con le nostre piattaforme difensive. Quindi ci siamo andati un pochino a sistemare la flotta. Adesso vediamo se in caso di aggressione riusciremo a reggere. Secondo me a breve ci sarà una guerra. Nel prossimo episodio continueremo a sistemare sicuramente i nostri confini. Ci espanderemo ancora un pochino, visto che qua ci sono dei settori da poter prendere. Magari ci sposteremo anche qua sopra. Adesso vediamo che succederà. Vi ricordo a tutti la votazione, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui futuri contenuti e commentate per qualsiasi dubbio, perplessità o semplice curiosità. Ciao a tutti, al prossimo video.